Sono arrivate questa mattina le prime 200 visiere paraschizzi acquistate dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Agrigento. Saranno distribuite agli infermieri del territorio provinciale in attesa che in settimana ne arrivino altre 400 e poi le rimanenti 900, visto che sono in totale 1.500 i dispositivi che l'Ordine degli Infermieri ha richiesto ed acquistato. Inizialmente l'Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche, quando decise di stanziare 20.000 euro per l'acquisto di dispositivi di protezione, aveva pensato di acquistare un ingente quantitativo di mascherine, ma nella impossibilità di reperirle ha poi deciso di puntare sulle visiere paraschizzi. Se non dovessero bastare, dice il presidente dell'Ordine Salvatore Occhipinti, siamo pronti ad acquistarne altre. Finalmente sono arrivati le visiere paraschizzi, sono arrivati 200, un carico di 200 dispositivi di protezione individuale che saranno in giornata distribuiti su tutto il territorio. Cercheremo di coprire prima di tutto i reparti o gli infermieri che sono in prima linea. Comunque entro questa settimana arriveranno altri 400 DPI, e fino a un totale di 1.500 DP che abbiamo acquistato. Poi, se questi non dovessero coprire tutte le necessità del territorio, noi saremo anche in grado di acquistarne degli altri. Quindi l'abbiamo già deliberato la settimana scorsa in videoconferenza. Noi cerchiamo di affrontare questa emergenza calcolando anche i rischi potenziali, i rischi che gli infermieri devono comunque affrontare quotidianamente. È un'emergenza che non guarda in faccia nessuno, un'emergenza sanitaria che non fa distinzione di sesso, di razza, di religione e neanche di età, come abbiamo potuto constatare al nord, e stiamo cercando di prepararci ad affrontarla nel miglior modo possibile.